qui c'è un parco e poi c'è la passeggiata lungo il lago. Adesso andiamo a visitare il castello che si trova alle mie spalle. Qui c'è il nostro bel lago di Ioannina con delle bellissime montagne qui di fronte. Che penso che andarci lì in montagna a fare passeggiate stai sempre al sole, perché sono brulle. Questa città è circa tra i 500 e i 600 metri d'altezza, più o meno. 500 qualcosa. Sì, un pesce a fare un salto, né? Saluto fuori per prendere un po' di ossigeno. E lì c'è la zona con tutti i begli alberi. Adesso qui purtroppo coperto da questa giostra, non riesco a prendere il pezzo. E là c'è dove andiamo adesso, penso che ci sia la zona più vecchia col castello. È la nostra seconda ora in Grecia, dopo essersi sbarcati a Igoumenitsa, circa 40 minuti, 45 di auto, stando ai limiti di velocità ovviamente. Una 60-70 km da Igoumenitsa. Sempre Ioannina, da dove partono le crociere sul lago. Di Elena. Sempre Ioannina. E sono le mura del castello. Altri scorci di Ioannina, sempre il lago. Un po' di autobus fermi. L'altra parte del lago, perché prima eravamo sulla parte diciamo più finale. Invece ci sono le mura. Una strana ringhiera per impedire che la gente cada nel lago. A mo' di canna. Siamo entrati nelle mura, ci aspettavamo cose antiche, invece no, ci sono case normali, almeno in questa zona. E lì invece nelle mura c'erano tutta una serie di stanze o celle, chi lo sa, chiuse tutte con i lucchetti di quel muro che abbiamo costeggiato prima sulla strada. Ecco qua le mura dall'interno. Non è che ci sia dentro niente in particolare, ci sono le mura, ma poi le case interne sono niente di speciale. C'è da salire, ma non so neanche se è possibile andarci. Eccoci, parte della città, sabato mattina, quindi c'è in giro poca gente.